Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici che si divertiranno sarete voi. Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare merda su di lui, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. E quindi adesso mi trovo costretto a dover spiegare che la favoletta dell'egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera, ma fino a un certo punto. Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era così latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società insieme a me 2 settimane prima di lasciarla, chiedendomi poi successivamente 600.000 euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager? E minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti. Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice. Però, Luis, siamo delle persone adulte. Quando si ha una società, non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché, oh mio Dio, mi sono stufato. Tu, da quando hai deciso di abbandonare il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionari come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e nonostante questo, tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un cazzo. Quindi, anche se tu avessi avuto tutte le ragioni del mondo per andartene via, non ci si comporta come hai fatto tu, perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro, ma e soprattutto si danno delle risposte al pubblico e non impedisce al tuo partner di dare delle risposte semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe derivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat, perché non sono nato ieri. Questo era quello che avevo da dire su questa faccenda. Ci tengo anche a dire che tutti i testi concordati che sono stati inviati dall'avvocato di Luis, scritti credo da Luis, io non li ho mai accettati, proprio perché ci tenevo che ognuno potesse dire la sua e soprattutto credo sia pacifico il fatto che nessuno abbia limitato la tua libertà di espressione, visto che il video è online, nessuno ti ha tolto le password, hai potuto dire quello che volevi. E così come tu rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale, ma avresti anche dei doveri che purtroppo non stai rispettando. Per quanto riguarda gli aspetti caratteriali di cui ha parlato Luis, è assolutamente vero, credo sia davanti agli occhi di tutti e di non averne mai fatto un segreto di come sono e dei miei difetti e di non averli mai nascosti e di non aver mai ammesso come sono fatto. E anche se non l'avessi ammesso, credo sia davanti agli occhi di tutti. E però cerco di lavorare in tal senso, ovviamente, anche tramite il podcast. E soprattutto tramite il podcast continuerò a lavorare anche per conto di Luis. Perché ho preso degli impegni nel rispetto di persone che lavorano per noi e soprattutto perché mi piace farlo. Io sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità e quello che mi auguro è che dall'altra parte ci sia la stessa volontà. Tutto qua.